Sono molto soddisfatto del lavoro di ascolto che si è fatto in questi mesi, in queste settimane. Anche trarre dal lavoro fatto da parte di tutti in questi mesi le cose buone e le cose che vanno riviste. Quindi l'idea che è venuta fuori anche dall'ascolto di tutte le istituzioni presenti in comitato, che noi dal 1 giugno emetteremo una nuova ordinanza. Ci saranno diverse novità importanti che ovviamente non anticipo perché le stiamo definendo, e da qui al 31 maggio prorogheremo chiaramente l'ordinanza che nel frattempo ha cessato i suoi effetti. Però quello che mi soddisfa è pensare alla nuova ordinanza, perché ci sono delle cose che hanno funzionato e altre che non hanno funzionato. Ci tengo però a sottolineare che l'ordinanza non ha una funzione salvifica, e ciò che può aiutare ancora di più rispetto a quello che di buono si è fatto è quel lavoro di confronto, di concertazione, di condivisione, insomma un po' il metodo che utilizza il Comune di Napoli sempre, che sta utilizzando il Presidente Chirico con la consulta della notte nel centro storico, questo metodo di confronto. E devo dire l'ordinanza che noi stiamo predisponendo e che entrerà in vigore dal 1 giugno tiene conto di diverse novità che credo andranno a ulteriormente migliorare gli effetti positivi che già ci sono stati e andare a incidere su quegli aspetti invece negativi. La proroga è quella vecchia, ma quella sarà vecchia, cioè dal 31 maggio va in archivio. Ho fortemente chiesto nei giorni passati al prefetto e al questore un intervento importante sulla zona del Vasto, dove noi stiamo facendo anche lì uno sforzo notevole come comune, con la municipalità, con le associazioni, con la polizia municipale che sta garantendo in tutta la zona del Vasto dalle 9 alle 21 un servizio importante. Devo dire prefetto e questore si sono già impegnati subito da domenica scorsa, e infatti da lunedì di questa settimana è già partito un dispositivo a giorni alterne Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, che oggi è stato perfezionato. Sono molto soddisfatto perché avremo una garanzia di copertura del territorio in quelle zone, in particolare via Firenze ma non solo, da parte delle forze di polizia. Questo è importante perché significa che c'è il controllo del territorio in ogni parte della città, si fa un lavoro insieme difficile, la coperta è corta perché gli uomini e le donne non sono infiniti, però devo dire che c'è stato anche qui un lavoro importante, così come nel comitato precedente di Piazza Cavour, così nell'altro comitato di Porta Nolana. Questo lo voglio dire perché non è che a Napoli c'è un'emergenza movida, quindi interveniamo su tutti i punti perché non c'è emergenza ma c'è attenzione ad ogni punto critico della città.